Cari amici cacciatori, domenica, dopodomani, parte la normale stagione venatoria, un rito che si ripete e che attendiamo da tanto tempo, specie in questo anno particolare, poter ritornare con gli amici, distanziati, in sicurezza per le norme anti-Covid, con i nostri ausiliari, a frequentare spazi aperti, credo è quanto di più bello ci possa regalare questa stagione. L'invito per i ritardatari a rinnovare subito la licenza di caccia, a mettersi in regola con gli adempimenti burocratici, sempre richiamare a se stessi le norme sul distanziamento sociale. So bene che chi va in campagna, chi sta in mezzo alla natura, è naturalmente distanziato, ma ci sono dei momenti in cui ci si può incontrare, ritrovare, dove è sempre opportuno tenere dispositivi di sicurezza, mascherina, sanificazione delle mani e delle attrezzature e quindi andare in sicurezza a caccia. Possiamo andare in sicurezza a caccia, anzi invitiamo anche la gente, i cittadini che hanno apprezzato in questo anno difficilissimo quanto si sta bene in campagna, quanto si sta bene in mezzo alla natura, quanto si sta bene distanziati in mezzo al verde. Ovviamente dobbiamo andare a caccia anche in sicurezza per noi, per i nostri ausiliari, per gli altri colleghi cacciatori, le normali norme di sicurezza nell'uso e nel maneggio delle armi. Grande rispetto per le regole, andiamo a caccia secondo le regole, rispettiamo i carnieri, riconosciamo le specie, rispettiamo i nostri colleghi, rispettiamo il lavoro degli amici agricoltori, rispettiamo le colture. Che sia una bellissima giornata, grande fiducia, parte la stagione, un grande augurio a voi e alle vostre famiglie. Federcaccia ha cercato di essere vicina e continuerà ad essere vicina in ogni modo, con i prodotti assicurativi, cercando di venire incontro a chi ha difficoltà economico-finanziarie, con una grande offerta di garanzie sia per il cacciatore che per la sua famiglia. Venite presso le nostre sedi ad informarvi se non avete ancora tutte le informazioni. Con sicurezza, con tranquillità, con certezza di divertimento, un grande in bocca al lupo a tutti voi.